Giancarlo Liviano d'Arcangelo, buongiorno di nuovo. Bene, Presentami. il suono è a posto. L'autore del libro, edizione di Saggiatore, Invisibile è la tua vera patria. È un titolo molto interessante, ma la parte bella di questo titolo è proprio l'aggettivo vera. Perché Giancarlo Liviano d'Arcangelo, questa parte vera della nostra patria, chiamiamola pure così, patria, è così invisibile a noi? Beh, perché diciamo, da quando poi il racconto della realtà è affidato ai grandi mezzi di comunicazione di massa, è molto facile che la sostanza, la parte umana, delle cose e dei luoghi scompaia a favore, diciamo, delle semplificazioni. E per questa ragione, nel libro, insomma, ho cercato assolutamente di evitare questo tipo di approccio mediatico al racconto, alla sostanza dei luoghi, delle cose che ho raccontato, e quindi raccontare questi luoghi bellissimi, meravigliosi, pieni di suggestioni, pulsanti di storie umane, in cui è andata in scena la storia del lavoro e anche una parte di storia economica italiana, in un modo molto più vicino al passo della letteratura che a quello del racconto, diciamo così, frettoloso e manchevole dei media. Ecco, il passo frettoloso, manchevoli dei media. Questo è un momento importante. Nella lettura di questo libro, questo passo frettoloso si sente e quindi ci possiamo chiedere: ma allora perché i mezzi di comunicazione, i cosiddetti media, hanno forse, non dico guardato altrove, ma non hanno guardato con maggiore attenzione? C'è necessità di avere la profondità di un saggio nella lettura di un libro che ci riporti un po' a quella situazione di mancanza? No, assolutamente, ma io sono partito dal presupposto che veramente nei luoghi che ho visitato, da Ivrea, nella fabbrica Olivetti, a Crespidadda, alle miniere Sarde, in tutti questi luoghi le cose, le storie umane, le storie di lavoro e anche tutto il vissuto di chi cercava di portare avanti quelle comunità, come dire, si dipanava nella difficoltà della quotidianità, nel tempo dilatato della quotidianità. Naturalmente i racconti non sempre possono essere parati su questo tempo e su questa, come dire, precisione, su questa sottiglienza. La letteratura permetteva di farlo, naturalmente, perché la pagina del libro è un tempo dilatato, è un tempo in cui il racconto può essere approfondito, e questo dal mio punto di vista è la cosa veramente più interessante. Ho parlato prima ancora di parlare di questioni di economia, ho parlato delle storie, delle persone che vivevano, insomma, le grandi congiunture economiche, il grande avvento degli imprenditori per certi versi geniali e per certi versi anche molto cinici. Quindi, insomma, tutto un vissuto fatto soprattutto di rapporti umani che esplodere i luoghi raccontati. Sono raccontati i rapporti umani, ma sono raccontati i rapporti che l'Italia ha mancato nella sua storia. 30 anni credo abbia Giancarlo Liviano d'Arcangelo, vero? E Più o quindi meno 35, siamo lì. 35, ecco, 35, e quindi possiamo ancora dire un giovane giornalista che ha sentito la necessità, l'urgenza di raccontare questa mancanza, no? E quindi è importante che ci sia stato qualcuno che abbia fatto questo viaggio attraverso la spina dorsale, attraverso il midollo spinale dell'Italia che un po' manca ed è invisibile, per tirare fuori quell'humus. Oggi si parla molto, per esempio, della storia di Olivetti, e meno male. Che non se ne parla mai abbastanza ed è molto raccontata dal punto di vista filmico a quello della realtà, però c'è necessità di raccontare quell'Italia perché da quell'Italia, no? Da quell'Italia possiamo ancora prendere qualche cosa per guardare al futuro. Assolutamente, secondo me, tu hai parlato giustamente del caso di Olivetti, è un caso assolutamente paradigmatico di come in realtà è impossibile valutare il presente se non si va, no, a cercare di capire nel passato, negli anni che ci hanno preceduto, quali sono stati i movimenti, gli accadimenti che poi hanno concretamente realizzato il presente, no?
caso di Olivetti abbiamo visto come c'è stata un'enorme perdita di un'occasione da parte del paese, della politica di quegli anni, che non ha visto, non ha capito che il modello di Olivetti era un modello che sicuramente poteva durare più a lungo termine rispetto all'attuale modello economico, che naturalmente è fondato sulle regole del liberismo e sostanzialmente cerca soltanto di confermare se stesso. Il metodo di Olivetti era un metodo che invece forgiava a lungo termine una comunità, la rendeva industrialmente matura, tant'è vero che ancora nella zona di Ivrea esistono moltissime realtà molto forti di innovazione che si sono formate su quella lezione. Ma questo vale per tutti i luoghi che ho visitato, per tutte le realtà, anche delle miniere come l'Ilva, cioè tutto il background di quello che è accaduto nei momenti in cui questi grandi cattedrali del deserto, questi grandi poli industriali sono nati, hanno fatto sì che poi il tempo abbia in qualche modo realizzato la loro storia. Tra narrativa e giornalismo, credo che ci si possa muovere attraverso questi due criteri, ma questi due criteri sono viaggiano, non dico in parallelo, viaggiano in una trama insieme in tutto lo sviluppo del libro di Giancarlo Liviano d'Arcangelo. Perché hai scelto questa struttura, possiamo dire, narrativa giornalistica? Beh, perché dal mio punto di vista l'elemento giornalistico, come dire, doveva essere soltanto uno spunto, un punto di partenza, cioè il volto dello scrittore, dell'inviato che si sposta di luogo in luogo e lo va a vedere con i suoi occhi cosa che poi infatti è realmente accaduta. Invece il tono, il respiro del racconto dal mio punto di vista doveva essere narrativo. Il giornalismo tende generalmente a cercare una tesi, uno spunto di attualità e a realizzarlo. La narrativa, in questo caso il racconto, la letteratura, ha il respiro per andare oltre il tema d'attualità e pescare appunto nel tutta la complessità del reale, cercare di riportare quello. Cercare di riportare in vita qualche respiro un po' nascosto, questo reportage dal declino. Sembra quasi di sedersi davanti al televisore e vedere scorrere queste immagini. Questo è un po' quello che ci porta nelle pagine Giancarlo Liviano d'Arcangelo. E quando, sempre usando il luogo del video, del film, e quando la telecamera si sofferma, quando Giancarlo Liviano d'Arcangelo va a raccontarci le umanità, e queste sono veramente delle zoomate molto, molto particolari, no? Perché in sostanza racconta di uomini, racconta di persone questo libro, perché sono le persone che in ogni modo fanno la storia, fanno le aziende, fanno la cultura, fanno l'economia, nonostante il declino. No, infatti, assolutamente. I casi che ho trattato dalla grande storia della famiglia Flori in Sicilia, quello di Silvio Crespi a Crespi d'Adda, erano tutti uomini che comunque avevano il piglio della grandezza, avevano il piglio di trasformare la loro provenienza, nel caso di Flori, molto umile, in un grande impero, forse il più grande dell'Italia, dell'unità e dei primi anni del Novecento. I Flori erano sostanzialmente la famiglia più potente d'Italia in quell'epoca. È bellissimo secondo me proprio perché attraverso queste parabole, queste lunghe storie familiari, si intercetta tutto il campo della realtà, cioè si vede come si poteva trattare il rapporto tra uomo e legge, tra uomo e territorio, tra uomo e comunità. C'è molta differenza ad esempio in una realtà, in uno spunto molto simile appunto tra gli Olivetti e Silvio Crespi, dove tutti e due entrano nella logica dei villaggi operai, del tentativo di abituare le comunità a un mondo basato sul lavoro in fabbrica e così via, ma poi si vede come le due realtà prendono pieghe completamente diverse. Quella di Adriano Olivetti, una piega veramente dedicata a tentare di mantenere la comunità come punto centrale dell'organismo sociale, mentre dall'altra parte Silvio Crespi, che invece è un imprenditore più cinico, più moderno, se vogliamo più vicino ai tempi nostri, ragionava in termini brutali di profitto. Giancarlo Liviano d'Arcangelo sarà ospite a Scrittori in Città il prossimo sabato 16 novembre al pomeriggio per l'incontro intitolato Tra luoghi che non sono più e non sono ancora.
Reportage dal declino da una parte, però quello che racconta, sempre che io abbia letto bene il libro di Giancarlo Di Viano d'Arcangelo, è quel già e non ancora. In questo limbo forse la speranza di rinascita possiamo ancora trovarla. Partendo anche da, se vogliamo, da questa metafora di questo sogno industriale italiano che è un po' fallimentare, ma in ogni modo ne dobbiamo prendere atto e non fermarsi qui, perché dalla delusione di un sogno industriale fallito può darsi che riusciamo a cogliere delle opportunità. Indubbiamente, no, dal mio punto di vista, insomma, da quello che ho potuto vedere, le opportunità sono sempre, come dire, a fare capolino. Una cosa molto bella che mi è capitato di conoscere, che prima non sapevo, è che molti dei luoghi industriali che un tempo avevano una vita molto radicata e profonda e che poi immediatamente dopo si sono in qualche modo così sgretolati, oggi sono in corso numerosissime operazioni di recupero, tra cui un esempio quella di Anticrespi d'Abbastanza è stata presa da un imprenditore di Bergamo per essere ritrasformata, oltre al suo valore di patrimonio dell'UNESCO, come centro operativo e direzionale delle imprese di Percassi, che l'imprenditore l'ha comprato, ma anche in altri luoghi ci sono molte battaglie per cercare di rivalutare i luoghi. Anche la stessa Italy è un'azienda che ha molto a cuore il fatto di prendere ex luoghi di arcologia industriale e ridargli vita, ridargli un senso, ridare un'importanza per la comunità. Probabilmente si bisogna cominciare a ragionare su un'idea diversa di economia e di imprenditoria, dove la lunga durata e non il profitto immediato diventa lo scopo e il concetto principale. Assodato questo, molto probabilmente la crisi, che è comunque una risultanza di scelte e di attività umane, probabilmente può anche essere ribaltata. Giancarlo Liviano d'Arcangelo, grazie per il tempo dedicato alla nostra trasmissione Il posto delle Grazie parole. Ricordiamo ancora il suo libro e l'incontro a scrittori in città. Il libro è intitolato, il libro Edizione Saggiatore, il libro è intitolato, non si può dimenticare un titolo così particolare, Invisibile è la tua vera patria, Edizione Saggiatore. L'appuntamento sabato prossimo a Scrittori in città, nell'incontro insieme con altri scrittori, per l'appunto con Giancarlo Liviano d'Arcangelo, che ringraziamo. Saluti, buona giornata. Grazie mille, grazie.